Salve cipollati e benvenuti in una nuova reaction di Riverdale. Mi avete già detto che questo episodio è super trash e non vedo l'ora, quindi sigla. Il sangue per terra già da adesso. No, l'addio di Jug e Betty. Io piango adesso, lo sento. Piccolini, bellini, oh! Marmaduke è il nome più assurdo che abbia mai sentito. Qualcosa mi dice che Brett sarà un pezzo di merda. Infatti ha la faccia da serial killer. Ma scusa, ma Archie che vuole aprire un community center e c'ha 17 anni. Io non ho parole. Oddio. Edgar li ha sgamati. No, che ansia. Che inquietante la nonna. No, mi pare non stia proprio bene, la signora, oh mio Dio. Oh mio Dio, cosa sta succedendo? Chi sono questi tre gemelli? Oh mio Dio. Ci scommetto che fanno la cosa del pulire le macchine. Lo sapevo. Kawash! Wow, poi questa scelta di far mettere i ragazzi in topless invece che le ragazze in costume. Wow, Riverdale edgy. Cos'è questa scena? È veramente troppo trash. Piccola parentesi, in questa scuola sono tutti super palestrati, cioè hanno 17 anni ma sono super palestrati, super bellissimi, sembrano tipo degli adoni. Com'è possibile? Dove sono i veri 17enni con l'acne? Dove? Veronica vuole fare una serata Magic Mike. Speriamo la facciano perché ho bisogno di vedere questa cosa. Ne ho bisogno. Oh mio Dio! Ma poi perché c'è la camicia aperta? Ma perché? Ma vestiti decentemente. Allora, tutta questa situazione di Jughead a scuola che fa tutti questi discorsi pseudo impegnati sulla letteratura mi fanno super ridere perché palesemente non stanno parlando di niente ma sembra che stiano facendo tipo discorsi sui massimi sistemi. Bellissimo. Non so perché ma ho il sospetto, secondo me, che questo tizio abbia a che fare con la sparizione di Jughead. Cioè, secondo me succede qualcosa con lui e per qualche motivo Jughead o scapperà o gli verrà fatto del male, cose del genere. Però ho proprio questo sospetto e ho paura di scoprirlo. Darius! Anzi, Darius! Cherry, però anche tu, cosa glielo dici? Cioè, più dice una persona non fare questa cosa, più quella persona probabilmente lo farà. E ho come sospetto che questo tizio prima o poi entrerà in quelle segrete, anzi nella cappella dei Blossom, e troverà il cadavere. Ecco, lo sapevo che ci sarebbe stato qualcosa con questo tipo. Madonna, Jughead fa una brutta fine. Certo, questo non ci credo. Ah no, cioè... Okay. Hanno il viva voce mentre chiamano Edgar e parlano lì davanti col telefono così sperando che lui non senta. Secondo voi non sente? Oh my God. Oddio, Polly. What? Che? Oh mio Dio! Una bomba! No, io non ho parole, non ho veramente parole. Che cosa sta succedendo? Perché ha una bomba addosso? Ah, certo, perché adesso Betty è una che riesce a disinnescare bombe, eh? Betty Corpormino, carissima. Ma questo è ancora... Allora, è vestito come la scorsa volta ed è sempre nudo. Perché? Non sto capendo niente. Oh! E adesso? Oddio, chi è? Oh! What? Ma... Dovresti essere in prigione. Io possiedo la prigione. It is an ignata. Questa era una cita Shawn Mendes. Attenzione, Archie sta per caso studiando. Sono scioccata. Incazzato nero, vai Archie. Adesso fa cazzate, guarda, lo so che fai cazzate, Archie, me lo sento, guarda. Infatti. Sei prevedibile. No, è tornato con la mazza, No, non ci credo. Cosa fa a fare? A pestare la gente? Con la mazza da baseball, in un parcheggio, di notte. Archie! Per fortuna che voleva essere bravo come il padre e fare le cose giuste, ma per favore, ma chi ti crede? Veronica in questa puntata fa l'ATM, non il personaggio. Lei dà soldi alla gente.
sto investendo in suo figlio, per favore. La persona più sbagliata su cui investire, visto che adesso è fuori casa ad ammazzare gente, cioè... Rise and shine! Era forse una citazione a Kylie Jenner, perché se fosse così... Sottile e apprezzo. Mamma, questo cadavere è orribile. Oddio, attenzione, è tornata la mamma di Betty. Sono legate! In un motel. Sta costruendo un razzo? Cosa? Boom! Bene, le ragazze Cooper sono tornate, più assassine che mai. Non dimentichiamoci del cadavere in cucina, perché io non me lo dimentico. Ma... questa scena è troppo trash. Oddio, l'ha ucciso? Mamma, questo cadavere! Aiuto! Che schifo! Ecco, lo sapevo che questi ratti prima o poi dovevano fare questa cosa. Voglio dire, lasci un cadavere lì, che cosa ti aspetti? Oh, lo sta cucendo! No, ragazzi, che schifo! Possiamo fidarci di Charles? Secondo me no, a questo punto. Oddio, chi è alla porta? Aiuto! Una videocassetta. Ok, direi che con questo episodio siamo tornati allo standard solito di cose allucinanti. Cioè, per farvi un recap di quello che è successo in questo episodio e basta, Jughead ha già dei problemi con il suo compagno di scuola e sono già successi casini e Moose probabilmente se ne andrà e ciao bello, chissà che fine fa. Archie ha iniziato un business, stranamente, con i soldi di Veronica. Veronica ha deciso di cambiare nome, ha scoperto che suo padre esce quando gli pare di prigione. Betty non solo fa l'infiltrata dell'FBI, ma insieme a sua madre hanno cercato di liberare degli ostaggi. Hanno ucciso Edgard. Tutto questo in 45 minuti di episodio, anzi anche meno. Non ho parole, non ho veramente parole, non sto capendo niente, come al solito. E adesso questa cosa della cassetta, secondo me, sarà l'inizio della nuova trama, diciamo così, di questa stagione, che spero continui un pochino anche con la fattoria, perché cioè hanno fatto fuori Edgard, però non hanno spiegato niente. Questi cosa fanno? Trafficano organi oppure costruiscono razzi? Ma poi la cosa del razzo è veramente assurda. Vabbè. E direi che per il momento le cose che più mi sembrano interessanti sono la sottotrama di Jughead nella nuova scuola, perché c'è questo tipo molto molto strano e secondo me ha a che fare con la sua sparizione che abbiamo visto sia nel finale della terza che nello scorso episodio. E poi questa cosa di Edgard e della fattoria che sembra chiusa, ma secondo me col cavolo, perché da quello che ci ha insegnato Riverdale nessuna sottotrama è mai veramente chiusa. Quindi che dire, ragazzi, noi ci vediamo la settimana prossima, fatemi sapere se questo episodio vi è piaciuto, che cosa ne avete pensato e soprattutto se state capendo qualcosa di quello che sta succedendo, perché siamo all'episodio 3 ed è già un bordello. Come al solito qui sotto trovate tutti i link per seguirmi sui social. Io vi consiglio sempre di seguirmi su Instagram perché è il social in cui sono più attiva, nonché l'unico che utilizzo veramente, e nulla, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!